Buongiorno, oggi ultimo giorno di pratica, sono le 8 del mattino, faremo solo 3 ore di allenamento quest'oggi, così la gente può tornare a casa senza fare le cose di fretta. L'allenamento inizia alle 8, finirà alle 11 e poi partiremo per il rientro. Adesso vi voglio far vedere la zona dove pratichiamo Bukivaza al mattino. Questa è la zona dove ci alleniamo, tra una chiesa millenaria. Lo scorso anno questa chiesa ha compiuto 1000 anni e all'ombra di questi alberi, girando lo sguardo oltre gli alberi, tutta la catena montuosa dei Pirenei. Sicuramente uno spettacolo anche per gli occhi. Ciao ragazzi, ultimo giorno, ho appena steso il ghi, abbiamo appena finito la lezione. Adesso con questo vento riuscirà, sicuramente si asciugherà in fretta. La lezione di oggi è stata breve perché, come vi spiegavo, l'ultimo giorno la lezione dura solo 3 ore. Questa mattina abbiamo visto le armonizzazioni e San Giudice a Vase, e in più c'era la possibilità di fare delle domande specifiche a Daniel sul programma di Bukivaza. Ognuno di noi ha avuto delle domande da fare al sensei e ha trovato le risposte che cercava, e poi ci siamo spostati in dojo per la parte di Taijutsu. Anche durante la lezione di Taijutsu è stato possibile fare delle domande, diciamo che abbiamo fatto una lezione un po' quasi a richiesta, e abbiamo rivisto alcune cose già viste in questi giorni che qualcuno ha chiesto di poter rivedere, e anche dei movimenti nuovi, delle tecniche che non avevamo visto in questi giorni, dei principi che non avevamo visto analizzati in questi giorni, li abbiamo potuti analizzare oggi. Alla fine dell'allenamento poi siamo rimasti sul tatami a parlare di tutto ciò che riguarda il Wanomichi, quindi la parte di Taijutsu, la parte di Bukivaza, e domande per quello che riguarda il Kaizen Dosa e la macrobiotica, quindi la parte alimentare che è compresa nel Wanomichi. Questo pomeriggio saremo impegnati per dei nuovi contenuti video e foto che vedrete presto online, ma di cui non vi anticipo nulla. Questo seminario è finito, è stato come sempre illuminante e molto, molto interessante. Io consiglio tantissimo i seminari Uchidesshi, ne organizziamo noi in Italia, alcuni tenuti da me, almeno una volta all'anno tenuti da Daniel Toten Sensei. Con questo panorama alle mie spalle e i ghi che si asciugano dall'altro lato, io ed Elisa vi salutiamo, e per questo seminario è tutto. Ciao! Thank you.